Bentornati, fratelli di Tuberanza in Unreal! Pack opening Vanguard! Questo gioco, amici miei, sta andando alla grande e questo mi rende pienamente fiero ed orgoglioso di voi. Detto questo, prima di iniziare lasciate un bel pollicione all'insù, utilissimo per supportare questi video. Ma non è tutto, no no no, perché devo darvi una notizia pazzesca. Sul canale YouTube di Vanguard Italia, che vi metterò qui sotto in descrizione, il lunedì alle 18, il mercoledì alle 18 e venerdì alle 14.30 ci saranno delle live streaming in cui andranno in onda le puntate della serie TV o dell'anime, se preferite. Ragazzi, io ieri sera c'ero ed è stata una cosa pazzesca, perché potevamo commentare in diretta quello che accadeva nella puntata, ma non solo, perché poi c'è stata anche un'analisi delle carte. E raga, io sinceramente mi sono divertito da matto. Non so chi di voi era presente, ma comunque vi aspetto mercoledì, quindi domani alle 18 sul canale di Vanguard Italia. Detto questo, oggi abbiamo da aprire tanti pacchetti, miei cari amici, eccoli qua. Sono pronto per trovare almeno 3 triple R. E come no? Sì, le voglio assolutamente. Iniziamo dal primo, dai. Apriamo il primo subito, dai, forza, dai, ok. Sbang! Che bella lei. Un innesco. Cavaliere. Questo abbiamo doppione. Un livello 1 con 7000. Un grado 3 con 10000. Attenzione. Vediamo un po' che cos'è. Un R sola, questa volta è andata male. La carta rara è... Un livello 1 con 5000. Durante la tua fase principale, quando una retroguardia del tuo avversario viene messa nella zona scarti, questa unità prende più 5000 fino alla fine del turno. Minghie! Quindi di livello 1 potrebbe arrivare a togliere 10000 danni. Complimenti, fortuna che è solo una tripla, una sola R. Se fosse stata tripla, questa che cavolo faceva? Ribaltava il mondo. Va bene. Secondo pacchetto, ragazzi, della giornata. Devo andare anche abbastanza veloce, perché altrimenti non facciamo in tempo ad aprirli tutti. Ok. Forza. Bene, bene. L'elfo, oppure dolce miele si chiama. Un procione. Visto che stavolta non l'ho confuso con il panda. Vabbè, questa qui, ragazzi, che oramai è storica. Un grado 1 con 7000. Questa unità scegli una carta da tua mano e scartala. Pesca una carta. Va bene. Vediamo un po'. Una sola R. Ragazzi, i primi due pacchetti non sono andati benissimo. Troviamo... Wow! Bambina diavolo. Boh, comunque è figa lo stesso. Cioè, anche un diavolo, ragazzi, boh, è fattibile. Quando questa unità supporta un Vanguard irregolari oscuri, se il numero di irregolari oscuri nella tua anima è 6 o superiore all'unità supportata, prende più 4000 fino alla fine della battaglia. Ah, quindi non fino alla fine del turno, ma fino alla fine della battaglia. Aspetta, come si chiamano loro? Irregolari oscuri. Magari poi do un'occhiata a qualche deck online e vedo se ce n'è qualcuno competitivo con gli irregolari oscuri. Mi piace il nome, irregolari oscuri. È terribile. Un grado 0 con 5000. Raga, i gradi 0 sono tanto importanti quanto i gradi 3 oppure 4. Tra l'altro non abbiamo trovato nemmeno uno di grado 4 e io sinceramente lo voglio. Un grado 1, un grado 0, un altro 0, buono, innesco critico. Aspetta, una R sola. Beh, vabbè. Guardate, se la guardate così... No, un attimo! Allora, la guardiamo così, è bellina. La mettiamo contro luce, guardate! Vai, altro pacchetto. Forza. Non abbiamo ancora trovato una tripla R e siamo al quarto pacchetto. Non va bene, Mirko, non va bene. Non va bene, non voglio ridurmi a parlare con questi pacchetti. Grado 2. Grado 0 innesco pescata, ok. Un grado 0 con 10000 scudi, no bad. Occhio, la carta rara dietro. Vabbè, ragazzi, allora ditelo che non me la volete far trovare. Abbiamo un neonettare.
Jean, cavaliere del raccolto. Metti questa unità in cima al tuo deck. Quando l'attacco di questa unità colpisce un Vanguard, se un Vanguard puoi pagare il costo. Se lo fai, cerca nel tuo deck fino a due carte chiamate A e schierale come R. Non male, non male, non male. E comunque siamo ancora alla ricerca della benedetta tripla R, che al momento non si fa vedere, ma la troveremo, la troveremo. Sono fiducioso, ragazzi, in queste carte Vanguard, non mi deluderanno. Un grado 2, un grado 1, buono. Bellissimo questo. Cos'è? Un Drago Corolla? No, Drago Corolla, sì, come la Toyota. Bene. Un innesco critico e vediamo un po' la... Signori! Mamma mia! Una tripla R! Stiamo parlando di... Ciao! Boom! Trombettiere chiama stelle dei paladini reali, che secondo me sono i deck più competitivi, quelli dei paladini reali. E se non sbaglio, tra i paladini ci dovrebbe essere anche coso delle lame, distruttore delle lame, se non sbaglio. Altro pacchetto di Vanguard, pertuberanza. Forza, al momento faccio la scena un'altra volta al telefono. Un grado 1, il principe, no, la pittrice dei sogni, no, il principe. Va bene, un girasole, un altro grado 0. Jean, cavaliere della vegetazione, questo è il fratello di quello di prima. E la rara dopo è una doppia R, no bad, absolutely no bad. Abbiamo, signori miei, sbadaboom, un paladino ombra di grado 2 con 9000. Masquerade, cavaliere della nullità. Ah, beh, insomma, uno che ha molta stima di se stesso. Quando questa unità attacca, sei un Vanguard con Blaster nel suo nome o un Vanguard chiamato Distruttore delle Lame, questa unità prende più 3000 fino alla fine di questa battaglia o di quella battaglia. Buono, buono, non male, non male. Non ci lamentiamo. Comunque, il Distruttore delle Lame, ragazzi, si... come dire, si amalgama un po' con quasi tutte le tattiche, eh? E noi ce ne abbiamo 3, di cui uno vale un fottio di soldi. Ma va bene così, va bene così. Forza, apriamo quest'altro pack. Pacchetto. Vai. Una suora, Ginger, ok. Dolce miele. Cavaliere Giglio. Giglio della Valle. Un grado 0, innesco, risveglio. La rara è una doppia R. Non male, ragazzi, non male. Abbiamo un Neonettare di grado 2 con 9000. Quando l'attacco di questa unità colpisce, se hai un Vanguard Neonettare puoi pagare il costo. Se lo fai, pesca una carta. Mica male, ragazzi. Nel caso in cui andate sotto con le carte in mano, potete continuare a pescare. Ottimo. Ragazzi, stiamo trovando Neonettare, paladini reali, paladini ombra. Stiamo trovando carte veramente pazzesche. E io ho intenzione di costruirmi un deck competitivo. Magari sotto nei commenti consigliatemi qual è il miglior deck competitivo di Vanguard. E poi magari io mi cerco la lista e vedo di reperire le carte. Che dite? Si può fare. Ecco qua, altro pacchetto. Innesco pescata. Pittrice dei sogni, ancora. Un'aquila reale. Due coccodrilli, non manca più nessuno. Sharon, saggia silenziosa. Beh, ragazzi, una bottarella. E la rara è una R sola, purtroppo. Abbiamo... boom. Maracumo. Come si chiama? Lama turbolenta, drago furtivo. Però, no bad, no bad. Di grado 1 con 6000. Rara. Non ci lamentiamo, perché lamentarsi di sicuro non ci farà trovare delle triple R. Quindi noi proseguiamo alla caccia di altre triple R, che al momento ne abbiamo trovata una sola. Ok. Lama... aspetta, lama della luna. Io avevo letto lama della lama, che avrei strappato quella carta.
Innesco risveglio. Questo non è un innesco, ma è uno scudiero. Che bello, lepre bianca di Inaba o Inaba. Doppia R, non ci lamentiamo, signor... Oh, ma questa è rigida forte. Oh, ma che è questo? Raga, non l'ho mai visto questo scudo. Che cos'è? Murakumo. Sentinella, puoi avere al massimo 4 carte conte sentinella nel deck. Raga, ma perché questa è semi rovinata? No, raga, non ci credo, guardate. Cioè, è un po' rovinata questa carta, ma perché? Cioè, l'ho appena sbustata, lo avete visto anche voi. Porca miseria. Non l'ho mai vista comunque con sto scudo particolare, eh. Così, siamo fortunati con una doppia R e la carta è un po' rovinata. Peccato. A parte che comunque può essere utilizzata comunque, però è una questione personale. Rimangono 3, 4 e 5 pacchetti. Dai, ce la facciamo. Oh sì che ce la facciamo. Sono un po' dispiaciuto per la carta di prima, sono sincero. Peccato, vabbè. Terribile questa. Un grado 0. Un altro grado 0. Il gong. Il gong non si infama. Un grado 0 con 10.000 scudi. E la rara ha ben una sola R. Stiamo parlando del Behemoth Avatar delle Pianure. Questa però non è rovinata, maledizione. Di grado 3 con 10.000. Beh, ovviamente ragazzi, essendo una sola R, è considerata rara, ma non troppo. Ma questo non significa che non sia utile al fine del competitive. Ma io sono sicuro che voi mi starete dando tanti di quei consigli nei commenti, che nemmeno il campione mondiale sa alcune cose che sapete voi. Ecco qui, un grado 2, da Lady, un grado 0, ancora la pittrice dei sogni, il pittrice, quindi ho proprio cambiato il sesso con l'articolo, criniera bianca, che due balle, una sola R, ok, cavaliere iris senza effetto, senza niente, oh però attenzione, di grado 2 ed ha 10.000 d'attacco, quindi... Ecco, non sottovalutiamolo troppo, perché può farti male già subito al suo turno. Buono, buono, buono. Va bene, non ci lamentiamo come al solito. Perché, raga, io adoro tutte le carte, tutte. Però se hanno la tripla R un po' di più, ovvio. Ecco qui. Un grado 3, subito, Top Gun. Questo chi è? Bruce... No, aspetta, chi era? Non era Bruce Willis? Come se sì. Grado 0, innesco risveglio. Innesco cura. Popcorn caramellato. Che dolce. La rara, questa... Dio mio. Oh! Oh! Hey yo ananas, ragazzi! La carta più figa che io abbia mai trovato. Guardatelo. Cioè, questo merita di entrare all'interno di ogni deck competitivo a prescindere. Solo per quanto è fiero. Troppo bello, troppo bello. Yo ananas, ragazzi, grande. Yo ananas. Grande, ultimi due pacchetti e io non sto ancora trovando un'altra tripla R. Vediamo un po' questa? No, vabbè. Grado 2, grado 1, la castagna e abbiamo anche questa. Un altro neonettare di grado 0, molto buono, con 10.000 scudi e con degli effetti abbastanza buoni. Va bene. Niente, raga, allora abbiamo l'ultimo pacchetto. E se quest'ultimo pacchetto non mi rivela una tripla R, qui siamo messi abbastanza male. Ok che le abbiamo trovate tutte tra il primo episodio, il secondo che è uscito ieri, e una l'abbiamo trovata oggi. Però porca miseria, e dai Grado 2, 0, un altro 0, però questo è un innesco risveglio, innesco pescata, niente regà, niente. Un R sola, eccolo qua. Un Murakumo con 10.000 di grado 3. Chi è questo? Sembra quello di Tekken. Non riesco a capire quale sia la faccia. Dovrebbe essere questa, se non sbaglio. Oh, si presuppone di sì. Dunque, amici miei, questo era l'ultimo pack opening Vanguard. Ovviamente non escludo che ne arriveranno altri, magari sempre solo qui su Tuberanza, ma io vi do l'appuntamento sul canale di Vanguard Italia. Non mi rimane che darvi l'appuntamento con il prossimo video sempre e solo qui
su Tuberanza. Ciao!